sentire i progetti. Toto mi ha chiamato, Vittorelli, e io sono affezionato a Toto ormai da una vita, anche se pochi anni ci dividono, un po' più giovane però, pochi anni ci dividono. Toto è stato uno degli antesignani delle novità della pallacanestro italiana. Quel periodo lo ricordo con grande affetto perché è stato un periodo storico straordinario dove il basket era il primo in Europa, sotto tutti i punti di vista, nelle vittorie delle coppe, nell'organizzazione, nel fondare le leghe europee, eravamo i primi. Quei momenti oggi non ci sono, ma ci riprenderemo, e sono entusiasta delle idee di Luis Escobar. Sono entusiasta perché sì, Argentina, Italia, siamo amici, ma che uno straniero venga in Italia, investa in Italia, abbia un progetto così a lunga scadenza, perché è chiaro che i progetti si fanno 1, 2, 3, 4, 5 anni, però poi con l'affetto, con la spinta, con i risultati aumenteranno certamente. Un mito del basket, non solo del basket, perché essendo stato tanti anni a dirigere lo sport italiano, quando uno è un mito in una federazione, è un mito per tutti. Cioè, i miti, quando io ho fatto 12 Olimpiadi, 13 Olimpiadi con questa ultima di Tokyo, che è una cosa, cioè è un mito pure quello dell'atletica leggera, oppure del salto in alto, che oggi sono italiani, ma certamente pure del pugilato, che oggi nei pugili non andiamo bene più come un tempo. Lui è un mito per noi, si è pure battuto, e questo non è. Ero presidente del CONI quando lui ci batté in finale, noi dicevamo perché c'avevamo solo un giorno di riposo, avendo battuto la Lituania il giorno prima, però quella nazionale me la ricordo io. E abbia scelto Varese, per noi è una soddisfazione immensa. Sappiate poi che non sempre si vince quando si hanno i soldi, ma i soldi arriveranno pure, perché quando gli investimenti sono logici, i soldi arriveranno. E devo dire che poi anche la presenza di Acceri, anche il nuovo tecnico, che tutti quando è arrivato lo prendevano con scetticismo, chi è questo, la realtà, i risultati li sto ottenendo. E la classifica è quella che conta, all'inizio non era così in classifica, adesso è cambiato. Ma quello che conta è poi una cosa che mi ha colpito, il settore giovanile, l'affetto per la nazionale. Lui è un mito. Perché lui, pur di fare un'Olimpiade, ha rinviato l'uscita dalla pallacanestro. L'Olimpiade è tutto, io lo so che ogni volta che dico questo c'è qualche giocatore che si offende. Fabio Vanetti, non so quante Olimpiadi ha fatto, non so l'esperienza, 14 Olimpiadi, quindi mi ha unito pure a lui tanto Olimpiade. L'Olimpiade è il sogno. Se tu non hai fatto un'Olimpiade non sei un numero uno nel mondo. È così o no? L'Olimpiade è così. Perché tu puoi vincere tutto, campionati, coppe di campioni, Eurolega. Questo non voglio parlare male dell'Eurolega, perché sull'Eurolega ho certe idee, ma non è contro l'Eurolega. È perché l'Eurolega illude che non dia i giocatori alla nazionale, ma non è così. Perché Petrucci convocherà tutti i giocatori. Petrucci l'allenatore, ovviamente. E poi le regole ci sono. Quando io vado e parlo, è chiaro che poi sono sempre frecciate, ma è così. Io non posso subordinare la maglia azzurra un campionato, un'Eurolega, un intercontinentale. E quindi Luis è riuscito con questo progetto, mi ha convinto, con questo progetto ha creato un entusiasmo ulteriore. Perché quando vesti la maglia azzurra, e lui questo vuole creare gli italiani, vuole avere maggiori giocatori italiani che stranieri, me l'ha detto adesso. Quindi ecco, tutto questo mi fa ripartire con grande entusiasmo. Grazie.